Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi il John Deere di Gongas Boy 11 6150M. Avevo messo l'altro giorno, ieri, la foto e sì, me l'aveva passato così per testarlo, darci un occhio. Avevo fatto due parole con lui prima perché comunque avevo visto che questo era il modello di BJR e ho sentito io BJR, lo ha sentito lui e ha detto che comunque non ci sono problemi, editare una roba già pubblicata, basta che comunque tenga, sì, dica che è un edit, che non è sua fatta, comunque è una versione diciamo approvata al 100%. Allora io sì, ho deciso di darci un occhio, così anche perché ho visto che sta facendo anche degli altri lavori, ho deciso di presentargliela così perché mi sembra carina, anche perché comunque ha fatto un bel edit di questo modello, ci ha messo sulle gomme del TM150, sempre di BJR, ci ha cambiato l'IC, ha cambiato la camera, ha messo la possibilità di mettere il caricatore, di switchare a sollevatore frontale, scusate. Ha fatto veramente, veramente un ottimo, diciamo, edit. Le texture sono rimaste le solite, sappiamo che questo è quello del contest, quindi mi sono già espresso al riguardo, sono stati fatti dei bei lavori, però ha avuto un po' poco tempo e ha fatto le cose un po' buttate là, perché sappiamo che comunque BJR è veramente veramente un ottimo modder e in questo 2013 ha sparato delle vere bombe. Allora, niente, questo, sì, come dicevo, un edit, non ha niente in più, ha sempre la plug spec, non ha il dirt purtroppo, e basta, non, sì, non è stato fatto, diciamo, niente di che. Allora andiamo all'interno. Il sound è quello di un trattore originale, se non mi ricordo. C'ha l'indoor sound, come sentite. Tachimetri animati, ha messo il braccio quello singolo, IC cambiato, ha allungato diciamo la camera, vedete che adesso comunque secondo me è molto meglio così, anche perché comunque con la camera normale lateralmente non si vede una cipa, così vedete avete un po' diciamo una panoramica più a grand'angolo, effetto GoPro diciamo, e comunque per chi gioca e piace giocare da dentro è molto molto utile. Allora, come IC abbiamo la possibilità di aprire la porta sinistra, porta destra, e l'unotto dietro che è qua. E questo qui è, diciamo, questo tasto destro, questa leva destra, è per aprire i bracci del sollevatore. Adesso non ce l'ho attivato, che ve lo attivo subito. Con il tasto 7 della tastiera voi attivate il sollevatore, scusate, sì, il sollevatore, eccolo qua. Tasto 7, switchate tra le due possibilità, con questo qui lo aprite, ecco qua il nostro sollevatore. Per il resto funziona veramente bene, io ve lo consiglio, a parte la edit ha fatto anche un setting diverso, è molto bello da guidare, molto carino. È veramente veramente ottimo. Ha cambiato i fanali, ha tolto le luci a LED che aveva messo, sì, i fari Xeno che aveva messo BJR. Qua ha fatto accendere qua i fari del lavoro anteriore e posteriore nello stesso coso con joystick, eccolo qua. Poi lampeggianti funzionanti, a posto. E basta, vabbè, con l'F, col tasto 7 vi dicevo potete switchare come caricatore. E niente, sì, lo potete usare per le balle, per il letame, per quello che volete. E niente, basta, non c'è altro, c'è solo un modello ovviamente switchabile come vi ho detto tra caricatore eccetera. Eccolo qua. E niente, io vi lascio il link in descrizione, spero vi sia piaciuto. Io beh, comunque ci ho dato un occhio di riguardo perché ho parlato col tipo là, anche perché ho visto che comunque anche se sono edit sa fare diciamo anche il suo lavoro. Io non, sì, non l'ho mai visto, non l'ho neanche mai sentito, comunque vedo che diciamo fa degli ottimi lavori. E
ho deciso così, diciamo, di dargli un po' una spinta. E vi lascio il link in descrizione. Adesso ho raccimolato anche altre un po' di info su Farming 2015. Adesso metà settimana prossima farò un altro video aggiornamento e dopo vedrete comunque video trinciati a manetta se il tempo permette, perché qua, diciamo, ragazzi, è un disastro. E vabbè, vi ringrazio, vi lascio, vi saluto e ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao ciao!